Mister, lo dicevi fuori onda, avete scritto un'altra pagina di storia, perché questa è la cosa più bella di questa serata. Sì, abbiamo scritto un po' di storia ancora stasera, un altro po' di storia per questa società, per i ragazzi e per la continuità del lavoro che da quando sono approdato ad allenare la Primavera è 3 anni che lo sto portando avanti. Quindi la fortuna, se si può dire questo, è che comunque nel corso degli anni la maggior parte di questi ragazzi, negli 8 anni di settore giovanile, li ho allenati un po' tutti, a parte i nuovi. E quindi magari sanno cosa voglio, sanno quali sono i principi e quindi ecco, magari è un po' più semplice, però poi nel giocare le partite di calcio non è mai semplice. Quindi è un lavoro che stiamo portando avanti da 3 anni e sono contento per come stanno andando i ragazzi, per come stanno approcciando comunque il campionato e per come stanno approcciando questa competizione che per tutti noi era una novità, quindi c'è da fare solo i complimenti e bisogna ecco, adesso tenere un attimino i piedi per terra, pensare alla prossima partita che è una partita molto delicata. Giocare, non fare calcoli, questa squadra oramai è abituata a far questo. Dispiace non aver vinto perché, insomma, ai punti, come si dice in altri sport, non c'è stata partita. Sì, ne parlavamo anche prima negli spogliatoi, è un peccato perché poi tra partita di andata e ritorno, almeno occasioni importanti sono state circa 10-12, le contavamo prima. Dispiace perché comunque lasci sempre la partita in bilico fino alla fine, e quindi ecco, bisogna migliorare a essere un attimino più cinici sotto porta, anche a fare il gol sporco, il gol di rapina, e non magari il gol dove magari ti aggiusti la palla per metterla sotto l'incrocio dei pali. Quindi sotto questo aspetto sta squadra c'ha da migliorare tanto perché è un peccato. Creiamo tante tante occasioni e facciamo pochi gol. Quindi questo è un qualcosa che ci deve far riflettere, perché comunque non tutte le partite poi vanno così. Sicuramente c'è il campionato e bisogna pensare a quello, però un po' la testa a Belgrado, la Stella Rossa, un amico del calcio europeo, sarà un'altra grande soddisfazione giocarsela perché questo l'Empoli farà. Sì, l'Empoli deve fare questo, questa squadra, i ragazzi devono fare questo, i ragazzi devono sempre pensare che giocare la partita è la loro arma migliore, e lo dimostra anche comunque la prima squadra, perché comunque dobbiamo seguire un filo logico ed è questo, si migliora giocando a calcio, si migliora avendo dei principi, si migliora senza aver paura di poter usare. Per far crescere poi questi ragazzi perché poi nel giro di un anno o due devono approdare nelle prime squadre. Quindi l'obiettivo nostro è questo e cerchiamo di seguirlo fino alla fine. Per chiudere è stato ancora più bello farlo con un bel colpo d'occhio, perché insomma in tribuna erano tanti a vedervi, a tifarvi e che si sono divertiti. Sì, è una cosa che mi ha fatto piacere portare comunque a vedere una partita della Primavera, tanta gente al Castellani, la tribuna era quasi piena, è stata una bella sensazione, segno comunque di orgoglio per me e per i ragazzi, quindi si è completato col passaggio del turno e penso che gli abbiamo fatto anche un bel regalo ai tifosi.